Eccoci, live! Allora, io mi metto, no, dai, mi metto di qua. Buonasera a tutti. Oggi è una live particolare perché, tra l'altro, è un orario nuovo. In notturna, esatto. È un orario nuovo questo perché abbiamo fatto sempre live e più o meno ora di pranzo, ok? E adesso sarà un test anche per me, insomma, vedere un attimo tutta la situazione online su Facebook con questa live. Come vedete, qui è completamente buio. In Italia, che ore sono in Italia? Ok, in Italia sono le 18, qui sono praticamente le 20. Come vedete, è tutto buio, ok? Residence completamente buio, ok? Allora, ciao Gabriele, sto vedendo che iniziate a connettervi un po' tutti quanti. Guardate che bello questa palla colorata che abbiamo qui sulla testa di sera. Allora, siamo qui sul balcone, un amico mio figlio che sta tirando miliardi di palline, parla con la madre, quindi insomma, sì, ma è esatto, dai, in Italia sono le 18. Quindi io adesso sto facendo la live qui sul balcone con mio figlio. Se mi dovesse arrivare una pallonata in faccia o roba del genere, me ne vado in un'ala del castello qui okay, a fare la live. Allora, saluto in spagnolo. Oh, ciao Robert, ciao, ciao. Come stai? Tutto bene? Come va? Ogni tanto li vedo i tuoi post. Penso che lo capisci l'italiano. Io purtroppo lo spagnolo lo capisco, ma non so, non lo parlo, direi una cavolata. Buonasera Riccardo, io lo vedo dopo, ora sto al meeting. Vabbè, ragazzi, no, se state facendo attività in questo momento, è chiaro, poi tanto la live rimane registrata, quindi gustatevela poi dopo con calma. Todo bien, sono contento allora, bene, bene. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Oggi live particolare in notturna qui dal Kenya. Per quelli che si sono connessi adesso, qui sono le 8 di sera, è tutto buio. E stavo dicendo che se non mi arriva una pallonata in faccia, poi insomma continuo a farla qui la live, altrimenti me ne vado in una camera. Allora, entriamo subito nel vivo. Fatemi posare questo coso. Vediamo un po' se si blocca. Allora, mi sembra che così c'è. Sì. Allora, I understand everything, Riccardo. Greetings. Ah, ok. Va benissimo, grazie. Allora, Madonna, è in un equilibrio un po' assurdo, come ho messo il telefonino adesso, speriamo che non casca, insomma, vabbè. Allora, oggi parliamo di obiettivi e network marketing. È un discorso molto importante questo. Perché tantissimi distributori nell'industria del network marketing si muovono alla come viene, si muovono senza un obiettivo preciso, si muovono così, provano ad avere successo, ci provano, ok? Loro ci provano, ma sono delle navi che vagano nell'oceano senza una rotta, ok? Buonasera a tutti. Che succede quando non avete una rotta precisa, non avete un obiettivo? Innanzitutto partiamo da questo punto qui. Quando non avete un obiettivo, la prima cosa che succede è che la vostra mente fa confusione ed è continuamente spaesata. Quello che succede a livello psicologico è che voi non sapete assolutamente, inconsciamente e consciamente pure, dove state andando. Quindi la vostra mente, entrando in confusione, non sa poi assolutamente in cosa credere, dove focalizzarsi, come muoversi, come addrizzare il tiro. Quindi è veramente molto importante avere degli obiettivi. Voi dovete veramente prendere l'abitudine di lavorare per obiettivi, ma utilizzate il discorso di obiettivi veramente in qualsiasi ambito della vostra vita. Obiettivi di coppia, obiettivi di famiglia, obiettivi di network marketing, obiettivi a 360 gradi. Cercate di muovere, di far funzionare la vostra vita. Sulla base del raggiungimento degli obiettivi. Poi non devono essere degli obiettivi necessariamente giganti, non devono essere per forza degli obiettivi da triliardi di dollari. Ok?
Gli obiettivi possono e devono essere all'inizio, se uno non ha magari ancora accumulato tante capacità di qua e di là, piccolini, mattoncino dopo mattoncino si costruisce poi l'impero che uno vuole e si raggiungono poi gli obiettivi. Ok? Quindi questo è veramente molto importante. La prima cosa che dovete capire quando fate network marketing, non potete vagare nell'industria, nel network marketing senza un obiettivo preciso. Non potete vagare. Non potete andarvene in giro senza obiettivi. Non ci può essere una settimana, un mese, un semestre e un anno senza obiettivi. Questo è fondamentale. Cioè, veramente è molto più importante di quanto voi possiate lontanamente immaginare. Questo in qualsiasi momento della vostra attività è molto importante. Adesso poi parliamo pure di routine giornaliera e compagnia bella. Vi dico quello che faccio io. Io innanzitutto in questo periodo della mia vita ho diversi obiettivi. In ogni campo in cui opero, in cui io mi sto focalizzando, perché gestisco anche altri business, ok? Ho più business, ok? In ogni business, in ogni mia attività, io pianifico il raggiungimento di un obiettivo specifico. Ogni mia attività è impostata per raggiungere obiettivi, cioè io imposto l'obiettivo. Come deve essere questo obiettivo? È molto importante comprendere come deve essere questo obiettivo. Innanzitutto, non dovete sparare obiettivi giganteschi in cui non credete nemmeno voi. Questo è un errore clamoroso, è un errore mortale che fanno quasi tutti purtroppo. Almeno l'80% di tutti i distributori e di tutte le persone che fanno network marketing all'inizio si mettono obiettivi troppo grossi perché magari si lasciano trasportare dall'entusiasmo, perché magari si lasciano trasportare dalla foga, da tutta una serie di cose. Ciao a tutti. Si impostano degli obiettivi troppo grossi e diventa poi un problema perché la mente, la loro mente, non crede nell'obiettivo e di conseguenza che cosa succede? Che poi loro non si muovono e non si mettono in azione per raggiungerlo questo obiettivo. Quindi un errore molto grave che non dovete fare è quello di impostarvi obiettivi troppo grandi, soprattutto all'inizio. Meglio che vi impostate, ciao a tutti, meglio che impostate obiettivi più piccoli, step by step, meglio una cosettina più piccola, un obiettivo più credibile, un obiettivo più raggiungibile, che sparate, voglio la villa da 5 milioni di dollari, voglio fare il diamante carpiato, voglio raggiungere il President Team, in 3 mesi. Che magari non ci credete neanche voi, perché poi a lungo termine questa cosa diventa assolutamente deleteria per la vostra psicologia. Perché il network marketing, ve lo dico in ogni live, come ogni attività di business, ok? È molto più mindset che azione. È molto più mindset che azione. Questo ve lo dovete ricordare, ok? Dovete stare in campana con queste cose. Stavo guardando mio figlio che ho paura che mi tirava una pallonata sul telefonino. Per favore, magari se vedi che mi sta tirando di qua, perché Che sennò, Dio ce la mandi buona. è che Dio ce la mandi buona, insomma. Ok? Ragazzi, live di Gasparo è in live, ok? Non è niente di costruito, ok? Mia nonna diceva la goccia continua riempie la brocca. Porca vacca, Lucia, assolutamente sì. Mia nonna diceva la goccia continua riempie la brocca. È così. Impostate piuttosto obiettivi più piccoli che siano credibili per la vostra psicologia, per la vostra mente, che siano realmente raggiungibili, piuttosto che vi lasciate, non so, trascinare da eccessivi e inutili entusiasmi che poi da lì a 3 mesi, 4 mesi diventano deleteri. Voi che tipo di obiettivi vi impostate? Voi come lavorate con la vostra mente? Ogni mese come vi muovete? Altra cosa importante di cui voglio parlarvi è il modo in cui si imposta l'obiettivo. Molti
si danno l'obiettivo, che ne so, a fine anno, ok? Come sempre, lo sapete com'è, roba pratica, spiccia, che potete mettere in pratica fin da subito, ok? Come impostano gli obiettivi, le persone all'inizio? Magari a volte ogni 12 mesi. Quest'anno, entro il 31 di dicembre, voglio raggiungere XY obiettivo. Ok, molti parlano in questi termini, ok? La realtà è che stanno volando palle ovunque. La realtà è che mi sa che è meglio che mi sposto, eh. Se è meglio che me ne vado, eh. Aspetta, guardate, questo sta saltellando lì. Lui è eccitato, ragazzi, siamo qui, vedete? In balcone si gioca, meglio che mi sposto, dai, sennò. Allora, me ne vado qui in una camera, ok? Guardate che bello. C'è una cosa, un pezzo di tomoko nei denti che da prima mi sta dando fastidio. Porca vacca, ho comprato un tomoko da fruttarolo qui in zona e basta. Ok, me lo sono mangiato. Fatemi accendere la luce, aspettate un attimo. Ok, ci mettiamo qui, questa è una delle camere. Ok, chiudo pure la porta. Ok, allora, piace sto letto? Come lo vedete? Oh, eccoci qua. Allora, adesso ci mettiamo qui, belli insieme, parliamo. No, ehi. Allora, eccoci qua. Ciao, ciao a tutti. Allora, che c'è? Che deve fare? Mi vuole dare un bacino, scusate, devo dare un bacino a mio figlio. Mi ha seguito anche qui dentro. Guardate, come è venuto? Vuoi dare il bacino a papà? Dai, allora diamo un bacino. Ok? Lavora, sì. Lavora, sì, Vabbè. lavora e porta soldi. Va bene, amore. Papà sta lavorando, sì, ok? Chiudi la porta, amore, sì, abbiate pazienza. Va bene, amore, dai, tra poco facciamo la pappa, ok? Ok. Ha chiuso la porta adesso, abbiate pazienza. Allora, vi stavo dicendo, molti impostano l'obiettivo per 12 mesi. Una cosa molto importante che dovete capire è che gli obiettivi. Io consiglio a tutti i novelli, quelli un po' più esperti, di impostarvi obiettivi settimanali. Cioè, ogni settimana impostatevi un obiettivo. Non aspettate, ogni mese impostatevi un obiettivo. Andate per step, ok? Prima settimanalmente, poi mensilmente, poi trimestralmente, semestre, 12 mesi. Cercate di suddividere, questa è una bella tecnica, cercate di spezzettare il vostro obiettivo, di suddividerlo in piccoli bocconcini, senza per forza stare a pensare ai triliardi, non dovete stare per forza a pensare all'obiettivo finale che chissà come lo dovete raggiungere, che chissà come deve essere. Cercate di spezzettare il vostro obiettivo in piccoli obiettivi, in sottoobiettivi, ok? Questo è molto importante. Oh, mi metto comodo così, toh. Ok? Ah, figo però così. Cercate di spezzettare tutto in piccoli obiettivi, perché il cervello si muove meglio. Se voi sparate solo obiettivi giganteschi, iniziate a muovervi solo come degli esaltati, il cervello che magari è stato abituato fino all'altro ieri a lavorare da dipendente, che non ha mai sentito parlare di obiettivi, cioè capite che entra in confusione. La cosa più pericolosa, tra l'altro, è quello di non comprendere proprio che cos'è un obiettivo. Cioè, voi sapete cos'è un obiettivo? Che cos'è un obiettivo? È una meta precisa da raggiungere, una meta definita. Una cosa che non dovete fare assolutamente è quello di avere obiettivi vaghi. Molti che iniziano nel network marketing con obiettivi tipo voglio fare soldi. Quante volte l'avete sentito? Magari i vostri collaboratori, crossline, downline, da tutte le parti, ok? Nuovi distributori, che magari questa è una cosa, è una problematica che accade soprattutto con i nuovi distributori. Molti iniziano nel network marketing e che cosa succede?
si mettono questi obiettivi vaghi. Voglio fare soldi. Voglio fare soldi non è un obiettivo. Voglio fare soldi è un non obiettivo. Perché il vostro cervello, provate a immaginare, il vostro cervello recepisce il messaggio: voglio fare soldi. Sapete che cosa vi domanda il vostro cervello? Cosa intendi per voglio fare soldi? Comincia a dirvi, e voi gli dite, e gli rispondete: voglio fare soldi. E lui continua a dirvi: sì, ma quanti? E voi che non avete capito che cos'è un obiettivo, continuate a rispondergli: voglio fare soldi. E quello continua a non capire. Ed è un loop incredibile che poi passano gli anni, passano i mesi e voi state sempre allo stesso posto. Dovete dargli obiettivi precisi. Voglio fare soldi. Cosa vuol dire? Voglio fare soldi, va quantificato. Non dovete aver paura, un'altra paranoia di avere obiettivi piccoli. L'ho detto anche nella live della startup, tra l'altro. Non dovete aver paura di avere obiettivi piccoli, obiettivi grandi. Piantatevela di rompervi le scatole, di assillarvi e di rovinarvi e di stressarvi la vita. Non vi giudicate, basta con questo giudizio sempre, ogni volta che rompete le palle. Non state a giudicare le vostre azioni, non state a giudicare continuamente il vostro operato. Volete guadagnare 50 euro questo mese? Ci sono tante persone che non li guadagnano 50 euro. È un obiettivo di tutto rispetto. Se all'inizio ci sono delle problematiche, magari uno non ci crede più di tanto, che problema c'è? Voglio guadagnare 50 euro. Non serve impostarsi per forza l'obiettivo: voglio diventare libero finanziariamente, voglio per forza guadagnare triliardi di dollari. Il cervello tanto non ci crede. Se voi avete sempre guadagnato 1000 euro al mese, 2000 euro al mese, 800 euro al mese, cioè capite bene che se arrivate a dirgli al cervello: voglio credere di guadagnare 1 milione nei prossimi 6 mesi, magari fa un po' di fatica. Quindi dovete arrivarci step by step. Cioè, vi è chiaro il discorso? Non vi giudicate, quindi non importa se l'obiettivo è piccolo o grande, ma ve lo dovete dare. Che siano 50 euro, 500 euro, 1000 euro, non importa, vi dovete dare un obiettivo preciso. Perché le persone vaghe, ricordatevelo, ve lo dice Riccardo Di Gasparro, fidatevi, le persone vaghe avranno un successo vago. Non avranno mai un reale successo e non raggiungeranno mai l'obiettivo, perché saranno i perenni, quelli che rimangono sempre nel mezzo, così a boccheggiare. Stanno lì a boccheggiare. Cioè, mi raccomando, no, 3.000 al mese, Robert Becerra. 3.000 euro al mese è un obiettivo, il tuo, Robert, è un obiettivo, 3.000 euro al mese? Ottimo, impostati come un obiettivo, ovviamente ci devi credere, perché non ti puoi impostare un obiettivo a buffo, ok, così tanto per. Ci devi credere, devi sentire che ci credi. E inizi in automatico a creare un piano di lavoro adeguato a quell'obiettivo, che è coerente con quell'obiettivo. Avete agganciato il discorso? Guardate che il discorso di obiettivi è una cosa veramente molto importante, non la dovete sottovalutare. Io poi cerco di spiegarvelo, cerco di dirvelo in tutti i modi, però poi dovete essere voi quelli che mettete sempre in pratica le cose che cerco di insegnarvi, ok? Il mimo di boccheggiare merita di finire su una maglietta. Il mimo che ho fatto adesso. Sì, perché molti stanno dicendo anche sulle parole, a parte il Failman, che ormai è famoso in Italia, ma anche sull'inchiappettata ci sono parecchi fan. Ok, sull'inchiappettata di Gasparriana ci sono tantissimi fan. Fa un caldo, devo accendere la ventola per forza. Scusate, eh. Ok, fa un caldo assurdo, devo accendere la ventola. Ok, avete agganciato quindi quello che. Buonasera, buonasera a tutti. Avete agganciato quello che voglio dirvi allora? Cioè, ci siete, l'avete agganciato il discorso degli obiettivi, che cos'è? È molto importante. Una buona routine che per esempio vi consiglio di mettere in pratica fin da subito è quello di scrivere i vostri obiettivi su carta.
scrivete i vostri obiettivi su carta scritta. Guardate che è una roba difficilissima, maledizione. In quanti libri si parla di scrivere gli obiettivi su carta? Quanti? La legge dell'attrazione ne parla, scrivi, visualizza, Napoleon Hill, pensa, arricchisci te stesso, e quelle, Art Becker, e chi più ne ha più ne mette, tutti a scrivere gli obiettivi. Oh, porca vacca, non lo facciamo mai! Cioè, ma è vero o no? Qualsiasi cosa, ripeto, obiettivi di coppia, di famiglia, funziona a 360 gradi. Poi, ovviamente, questa è una live, mi conoscete, Riccardo Di Gasparro, esperto di network marketing, cioè parliamo di network marketing. Però avete capito il senso? Se imparate a mettervi degli obiettivi nel mondo del network marketing, migliorerà anche la vostra vita a 360 gradi, al di fuori del network marketing. Guardate che è così. È molto molto importante quello che vi sto dicendo. Gli obiettivi vanno scritti su carta, ma ci dovete credere nell'obiettivo che scrivete. Non dovete stare a scrivere obiettivi in cui non credete. Smettetela di scrivere in obiettivi, scrivere obiettivi in cui non credete nemmeno voi. Diventa controproducente, vi autosabotate, la vostra mente andrà in confusione. Meglio più piccoli, ma che ci credete? E scriveteli su carta. Date una scadenza, l'obiettivo all'obiettivo gli va data una scadenza precisa. Brian Tracy, secondo me, è un mito su questo discorso. Brian Tracy, lo sanno tutti ormai in Italia, è il mio mentore in assoluto sullo sviluppo della crescita, del potenziamento personale. Cioè, Brian Tracy, il più grande mentore di tutti i tempi, a mio avviso. Ok? Sotto tuo consiglio, sì. Ok, sì, ma lo sapete, poi chi mi segue lo sa. Ok, è molto importante, piccoli dettagli continuamente sottovalutati, grazie per i tuoi contenuti di grande valore. Ma ve lo dico perché guardate che, come vedete, io non mi sono preso appunti di niente, è una live di stomaco, io ogni volta vi faccio le live, veramente live, cioè non mi preparo praticamente niente, cioè è rarissimo che io mi scrivo qualcosa, perché le ho fatte queste cose, poi mi viene da dirvele al volo, ok? Cioè, è veramente molto importante quello che vi sto dicendo. Gli obiettivi vanno scritti. Nell'obiettivo, per esempio, un'altra cosa molto importante che dovete scrivere è la scadenza precisa. Non dovete scrivere voglio raggiungere la qualifica X entro aprile, perché parlo a breve termine, magari adesso che state guardando questa live, aprile 2019, dicembre 2019, non va bene. Dovete scrivere, è meglio scrivere, voglio raggiungere l'obiettivo, voglio, non devo, perché il devo mandate all'universo, alla legge dell'attrazione, una sensazione di mancanza e non va bene, attivate poi le cose al contrario, ok? Voglio, volere, volontà, voglio raggiungere l'obiettivo di X, Y, Z entro il 31 dicembre 2019 alle ore ancora più preciso, però ci dovete credere. Non dicembre, scrivere dicembre 2019 e 31 dicembre 2019 è totalmente diverso, cioè ve lo posso garantire. Dovete essere precisi. 31 dicembre 2019 e dicembre 2019 entro l'estate. C'è una differenza abissale. Quante volte, dai, ci stiamo, lo sapete, mo vi dico questa, sicuramente molti, ah sì, è vero. Quante volte avete parlato con amici che non incontrate da un botto di tempo, che vi vedete dopo tanto, anzi no, vi vedete, vi sentite su WhatsApp o su Facebook dopo tanto e vi dite, oh, ci dobbiamo vedere per forza, eh. O a sto giro, cioè, guarda, prossimamente ci dobbiamo vedere. Eh sì, dai, no, per forza! Vi ci siete mai visti poi con questi amici? No, non vi vedrete mai con queste persone. Sapete perché? Perché avete obiettivi vaghi. Avete obiettivi vaghi. Queste persone non le incontrerete mai. Provate invece a dirgli, ehi, ascolta Francesco, ehi, ascolta Sara, ehi, ascolta Mirko, Vittorio. Ci vediamo sabato sera prossimo alle 21 presso il locale bar Pinco Pallino. Che ne dici? E
avete dato orario specifico, luogo specifico, giorno specifico, quindi avete calcolato tutto. Scommettete che se parlate in questi termini avete molta più probabilità di raggiungere l'obiettivo, cioè che vi incontrate con quell'amico, piuttosto che se gli dite: oh, ci sentiamo la settimana prossima, e poi non vi incontrate mai. Cioè, è vero o dico cavolate? Questo nell'industria del network marketing, come anche nella vita di tutti i giorni, perché il network marketing non è soltanto network marketing, cosa che non capisce quasi nessuno. Il network marketing è vita, il business, se lo fatta a certi livelli, è vita, è insegnamenti di vita. Ti fa dare una mossa su tante cose. Come quelli che vogliono trovare l'anima gemella, se vogliono fidanzare, vogliono avere figli, vogliono di qua e di là e sono sempre indecisi. Voglio essere felice, mi piacerebbe trovare, ma forse, boh, non lo so, magari quest'anno l'anima gemella. Cominciate a mettervi in azione, volete trovare l'anima gemella, vi volete fidanzare? Volete mettere su figli? Di certo non potete mettere su figli se frequentate locali di battoni e di battone, cioè. È ovvio che non potete cercare di trovare, non potete molto probabilmente trovare la donna dei vostri sogni al mucca assassina di via Tiburtina a Roma in mezzo alle drag queen. Con tutto rispetto, ci mancherebbe, per le drag queen di qua e di là, non sto parlando male, non voi dite di Gasparro, razzista, parla male, non sto denigrando il lavoro di nessuno, sto cercando di farvi degli esempi un po' estremi per farvi capire. Cercate di mettervi in azione per raggiungere l'obiettivo frequentando i giusti locali. La legge dell'attrazione risponde. Voglio raggiungere la qualifica di President Team, voglio raggiungere la qualifica di Senior Vice President, voglio raggiungere la qualifica di Zaffiro, di Rubino, di Smeraldo, di Diamante, di Ambassador. Fantastico. Quante linee hai? Cominciate a ragionare un po' a livello spiccio. Ce l'avete due per fare lo Zaffiro, che ne so, servono 8 gruppi, ok? Di questi 8 gruppi, quanti ne hai? Dovete ragionare spicci poi per obiettivi, senza stare a vagare nell'universo sconfinato. Ti servono 8 gruppi per fare una qualifica? Fantastico. Quanti ne hai attivi? 3. Quindi 8 meno 3, 5. Ti servono altre 5 linee. Cosa devi fare? Perché poi bisogna parlare a livello pratico. Cosa devi fare per raggiungere questo obiettivo? Devi sponsorizzare nuove persone, o inizi a farlo online o inizi a farlo sul campo tutti i giorni frequentando i locali, posti in target dove ci sono persone di un certo tipo, dove c'è gente più di un certo tipo, non ho spacciatori. Cioè io a volte ho sentito veramente maledizione, mi viene da sentirmi male, cioè distributori, voglio raggiungere l'obiettivo, ok, frequento con Di Gasparro, come dici tu, posti in target, questa cosa in Italia l'ho lanciata io, tra l'altro, questo si sappia, ok, molti poi si comprano le cose che dico io e le millantano che sono loro. Molti parlano di posti in target, di qua e di là, vogliono raggiungere l'obiettivo, porca vacca, ho sentito alcuni distributori, alcune mie da online nel mio business che frequentavano tipo bische di paese piuttosto che luoghi dove si parla solo di calcio, dove si parla solo di droga, perché per divertimento, alcol, puttanieri, puttaniere, cioè, chi pensi di sponsorizzare? Maledizione. Chi pensi di sponsorizzare in questi luoghi, in questi posti? Cioè, parliamoci chiaro. Tutto a posto sta. Che è successo? Che è successo, ragazzi? Tutto a posto? Connessione disponibile. Ho visto che era avuto qualche problema. Voi avete sentito tutto, ragazzi? Datemi qualche feedback. Agosto 2019, sì, l'hai sempre detto, bisogna essere complici. Ci hai dato un esempio di questo con il tuo diamante. Sì, per esempio, tra l'altro, ditemi se è andato tutto a posto poi con la connessione, con letto connessione debole, tipo. E sì, io per esempio, quando ho impostato l'obiettivo di raggiungere il diamante, che cosa ho fatto?
Adesso mi metto qua, dai. Che cosa ho fatto? Mi sono impostato l'obiettivo preciso, specifico, l'ho letto tutti i giorni, l'ho scritto tutte le mattine, l'ho visualizzato, perché gli obiettivi vanno visualizzati, e porca vacca, con la tecnica dello sputtanamento, che è quello che vi consiglio, sputtanatevi, ok? Mi sono compromesso e ho raggiunto l'obiettivo, ok? Fatemi sistemare sto treppiede. Guardate le maschere dietro, che figa. Oh, sta live, abbiamo girato un paio di posti. Ok. Altra cosa importante, e ve la stavo accennando adesso, è che l'obiettivo deve essere credibile e raggiungibile. Ok? L'obiettivo deve essere credibile e raggiungibile, ma deve essere visualizzato nella mente. Voi dovete per forza lavorare con la mente bene, cioè non si scappa. Gli obiettivi vanno visualizzati, ragazzi, non potete pensare di raggiungere l'obiettivo se non lo visualizzate nella mente. Dovete anche imparare questa cosa, l'arte della visualizzazione. Io vi consiglio di leggere libri come Napoleon Hill, Pensa arricchisci te stesso, Il potere della focalizzazione, un altro libro spettacolare, ma imparate a fare, cioè veramente familiarizzate con il discorso di visualizzazione. Leggete libri della legge dell'attrazione, cercate veramente di muovervi in questo senso, cercate veramente di fare le cose come vanno fatte con la mente. Quindi iniziate a programmarvi, come vi ho detto dall'inizio, ok, di questa live, iniziate a programmarvi come si deve, cercate di impostarvi obiettivi in cui ci credete, che sono raggiungibili, non sparate cose gigantesche, e poi visualizzatelo mentre lo scrivete su carta. Si blocca ogni tanto, ma io mi sono messo in tutto bene. Oh, mi sembra che adesso però non si sta sconnettendo robe varie, eh. Mi sembra che adesso è tutto a posto, ok? Ancora adesso ogni tanto si blocca? Me lo confermate, perché io non vedo problemi di niente, adesso. Vediamo un po'. Oh, mi sembra che è tutto a posto. Ok? Avete canciato allora il discorso degli obiettivi? È veramente molto importante. Tutto questo è veramente molto, molto, molto importante. Se avete qualche domanda, fatela adesso o mai più, perché mi sembra che è arrivata la cena. More, è arrivata la cena? Ok, quindi, signori, stasera carpaccio. Ok, oggi la connessione non va. Oh, peccato. È arrivato il carpaccino. Guarda, ve lo faccio vedere. Nel frattempo che vedo se avete qualche domanda, eh? Ok? Così vi rispondo. Oh. Eccolo qui, signore. Guardate. Mamma. Carpaccio di tonno, giusto? Di tonno. Dell'oceano indiano, signore. Ok. Con le nostre belle patatine. Quindi, oh, a me sembra che comunque fino adesso la connessione è andata, ragazzi. Ok, c'è pure mio figlio che continua a strillare. Va bene. Ho visto che di domande non ne avete, quindi mi raccomando, fate tesoro, ok, di questa live. Taggate tutti i distributori, i vostri collaboratori che pensate appunto abbiano bisogno di queste informazioni. Gli obiettivi sono importanti, ragazzi. Se toppate gli obiettivi, toppate tutto. Riguardatela anche, perché vi ho detto un sacco di cose importanti. Non sottovalutate queste informazioni, perché a me veramente mi hanno fatto fare la differenza, sul serio. Nel mondo del network marketing, come nella vita, queste cose che vi ho detto mi hanno fatto fare la differenza. Imparate soprattutto a visualizzarlo, l'obiettivo. È davvero molto importante. È davvero molto importante. Ok, ragazzi. Buona serata a tutti, io me ne vado verso il carpaccio, dopo vedo anch'io come è andata la live, magari quando si è bloccata e come, però mi sembra che ce l'abbiamo fatta, ok? Quindi ci sentiamo domani, signori, buona serata a tutti, mi raccomando, impostate gli obiettivi, non fate i failman e riguardate questa live, studiatela, ok? E condividete queste informazioni con i vostri collaboratori, sono cose preziose e importanti, va bene? Hai risposto a tutto, le domande erano superflue. Ok. Va bene, ragazzi. Buona serata a tutti, me ne vado a cena. Alla prossima. Ciao, ragazzi.